I raid della banda del ghiaccio sono più frequenti, ma Bertrand va sempre in quel deposito dei treni. È strano. Perché mai un ricco bastardo come Bertrand dovrebbe sporcarsi le scarpe in quella melma? Devo ancora scoprirlo. Prenderlo in una delle sue capatine? No, impossibile prevedere quando va. Ehi, io so cosa hai in mente, ma lei non mi ascolta, Cole. Ehi, Nix, perché non lasci parlare gli adulti? Vedi, è questo quello che ti dicevo. Sto ascoltando. Sentiamo, Nix. Ok. Sapete come combatte Bertrand? Ha anche altri poteri. Quei cosi nella palude sono suoi! Vuoi dire i mostri? È lui che li crea? Sì, l'ho visto io stessa. All'inizio sono selvaggi, poi lui fa loro qualcosa e quei mostri sono al suo servizio. Quindi stai dicendo che lui li lega a sé? Già. Sì, come un orso e i suoi orsetti. È quello che sto dicendo. Ah, andiamo. Bertrand è la loro mammina. Esatto. Nix, ma come fai a saperlo? Sono stata lì io stessa, ho anche provato a farlo. Mi sono fatta un mostro per me. Stai dicendo che hai un mostro tuo come un cane o un gatto? Povero piccolo, stavamo scappando, ma la milizia ci ha scoperti. È morto per proteggermi. Cazzo. Sì, molto commovente. Ma se quello che dici è vero... Aspetta un attimo, mi stai dando della bugiarda, Biancaneve? Basta. Se quello che dici è vero, Cole, forse io e te dovremmo andare a cercare qualche prova. Se dimostriamo che questa storia è vera, potremmo far rivoltare l'intera città contro Bertrand, dopo aver liberato più prigionieri possibile. No, io e Cole andremo soli. Tu mi coprirai, mentre io stabilisco il legame con quei mostri. Pensa al putiferio che scateneremmo con un esercito di quelle creature! Devo pensarci un po' su. State tutti pronti a partire! Pensa a quello... Cole! Quei mostri mi servono. Se potessi averne qualcuno, le cose cambierebbero. Tornerei felice. Insieme a loro, uccidere Bertrand sarà facile. Quo, pronta a smascherare Bertrand? Sto ancora cercando una via di accesso all'antenna TV. Ci vorrà più del previsto. Meglio se vai senza di me. Scordati, non posso aspettare. No, no, abbiamo poco tempo. Ascolta, il deposito dei treni è circondato da torri di guardia. Ho trovato un passaggio in cui potresti infilarti, ma dovrai fare il giro lungo. Bloccatelo! Thank you.
Maledizione, sembra che metà della città sia stata contagiata. Starai bene. Starai benone. Continua a combattere dalla parte giusta. Cerca di usare i tuoi poteri spesso. Ebbene. Ti rimetterai. Fatto. Ti prego, resta. Mi sento al sicuro, siamo qui. È un miracolo. Via. Continua così, la gente potrebbe persino apprezzare. Pazzo! Un magnifico dono. Sei il migliore. Ti meriteresti una medaglia per tutto quello che hai fatto. Perché non lo fai più spesso? Complimenti. Sei uno spettacolo. Cavolo. Ma l'avete visto? Perché non lo smetti di farti male? Ti riprenderai. Ehi, come butta bello? Andrà tutto bene. Niente paura. Non muoverti, ok? Stai giù, immobile. Continua, sei un potere utile. Devi arrivarci il più velocemente possibile. Pensavo di essere circospetto. Sì, ma ho sedato le guardie. In questo modo intrufolarsi sarà più semplice, ma presto si sveglieranno. Ehi, ottimo lavoro, Quo. Ok, Quo, sono dentro. Bene. Dunque, dovrebbero tenere i prigionieri in un vagone merci nei pressi della tua posizione. Vedi se riesci a fare una foto. Bello scatto. È un buon inizio, ma ci serve altro per smontare Bertrand. Più tardi torneremo a liberare quelle persone. Me lo lascio il contributo. A proposito, i tuoi poteri tendono ad attirare l'attenzione. Sì, l'ho notato anch'io. D'accordo. Smetto di usarli per ora. Cole, attento. Le guardie sono sedate, ma ti noteranno se ti avvicini troppo. È difficile credere che prima fosse una persona. Forza, metti altra legna sul fuoco. Prendi. Già, ci devono essere... Che so? 20 gradi. Idiota. È stato contagiato. Cole, attento, sei troppo vicino. Ancora. Noi li